Il parco archeologico di Arcolano diventa meta sempre più ricercata e scelta dai visitatori di tutto il mondo, con un'offerta che continua ad ampliarsi nel tempo. Dopo la Via Crucis, per le strade di Arcolano e nel parco archeologico, il sito ha registrato un vero e proprio boom di visite con un fine settimana da record. Dal Venerdì Santo al lunedì della Pasquetta si sono contate oltre 12.000 presenze. Ad annunciare orgoglioso i numeri è il direttore del parco archeologico, il dottore Francesco Sirano. È andata benissimo, abbiamo superato i 12.000 ingressi con un pubblico sempre interessato e sempre entusiasta di questa offerta che diventa sempre più varia. Quindi ci aspettiamo di concludere questo lungo periodo di ponte tra Pasqua e il 1° maggio con un incremento ancora maggiore di visitatori. Il parco dunque diventa punto di riferimento per la popolazione locale, dimostrando che un parco archeologico può essere un luogo del contemporaneo. È importante che il pubblico cominci ad avere sempre più attenzione. Credo che anche i cittadini della zona, della provincia di Napoli, comincino a vedere questo luogo per quello che è, un luogo non solo archeologico, anzi l'archeologia che va nel contemporaneo.